L'hanno chiamata Operazione Diplomat, un'inchiesta che ha permesso di individuare su tutto il territorio regionale la presenza di un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, con particolare riferimento all'indebito rilascio di diplomi di maturità. E il tutto sarebbe avvenuto grazie alla dimostrata ed incondizionata connivenza di pubblici ufficiali, preside insegnanti ed incaricati di pubblico servizio, personale di segreteria appartenente a 4 distinti istituti paritari. Ad occuparsi dell'inchiesta è stato il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Ragusa, inchiesta inizialmente incardinata alla Procura della Repubblica di Ragusa e successivamente trasferita per competenza territoriale ad Agrigento. In particolare, gli investigatori hanno controllato le attività di un centro di istruzione non riconosciuto dalle autorità scolastiche, che aveva base logistica a Ispica nel Ragusano, e saldi rapporti, ha ricostruito il procuratore capo Luigi Patronaggio, con scuole paritarie della provincia di Agrigento, Licata e Canicattì e Catania. Nel corso del servizio sono stati sottoposti a sequestro probatorio ingenti somme di denaro. La Procura della Repubblica di Agrigento ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza e ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza di 22 diplomi di scuola media superiore irregolarmente conseguiti nell'anno scolastico 2014-2015 da altrettanti soggetti. I dettagli dell'operazione Diplomat saranno resi noti domani mattina alle 10 in Procura.